Panettone, mi buttano! Ma so mangio sambugnare! Amore, facciamo un film! Sono un'altra persona. Lena, come era prima, lei mai riusciva a fare quello che ho fatto io. E mio marito ha tanti amici, soprattutto amiche su Instagram. Giulia, se Napoli potesse raccontarsi sempre anche attraverso la natura, tutto questo verde, come siamo immerse noi oggi in questa meraviglia, in questo spettacolo, veramente non mi potrei lamentare. Intanto grazie per aver accettato il mio invito. È un piacere, infatti cicale che ci accompagnano, che meraviglia, quel rumore, no? Così bello. Sì. Qua veramente è casa mia, benvenuta a casa mia. Infatti io ti ringrazio per averci ospitato in questo paradiso. E, raccontami tu e il tuo rapporto con questa natura, con la quale ti sento un po' un tutt'uno, se non mi sbaglio, vero? Allora, io sono una contadina nell'animo, perché tra l'altro diversi anni della mia vita sono una ragazza, sono nata in città, però ho vissuto per diversi anni, tra l'altro in Siberia proprio, in un paesino piccolino, un villaggio di 1000 persone dove non c'era niente, di conseguenza il bosco e la natura e le galline, quel vivere mi appartiene totalmente, mi ritrovo, per quello per me non è una forzatura, è un mio modo di vivere, per quello anzi forse staccandomi dalla città io mi ritrovo, divento più serena, più felice, la mattina si alza, si prende le verdure dall'orto, le cucino, faccio la passeggiata con i miei cani, vado a dare da mangiare le galline, prendo le uova, insomma poi si fa una frittata, insomma le cose molto genuine. Chi l'avrebbe mai detto che Giulia così truccata, mi sono preparata per te, però di solito non sono così pronta, così friccicata. Non vai a dare da mangiare le galline così. No, non so se apprezzerebbero. No, sì, mio marito penso, anzi mi ha visto prima, ha detto ma perché non ti prepari, non fai più spesso le interviste, così ti vedo sempre così bella preparata. Vabbè, quindi ti ringraziamo insomma per averci accolto così, ma comunque tu sei una molto attenta anche all'immagine che arriva di te, questo da sempre, poi dopo parliamo anche di questo. Intanto volevo parlare di questa Ucraina napoletana. Ho scoperto che non sono più convinta di sposarmi. Beh, capita il giorno prima di avere dei ripensamenti, non ti preoccupare, domani andrà tutto bene. Avete un'altra sensibilità. Oui! Colti in flagrante. Ce lo so. Tu nasci lontano da Napoli, però ben presto poi ti trasferisci nella città del sole e non la abbandoni più. No, anzi, se ti posso raccontare una cosa, io quando ero piccola avevo questo quadro del Vesuvio, eruzione del Vesuvio, dove persone di Pompei stavano scappando. Conoscevo molto bene la storia perché in quanto mio padre era un maestro anche della storia, insomma, mi raccontava spesso questa cosa che mi affascinava tantissimo. Poi Maxim Gorky ha scritto diverse cose su Napoli, insomma conoscevo Italia, vabbè, per me ha sempre rappresentato un sogno. Napoli in particolare, perché questa storia mi ha sempre incuriosito. Per quello voglio dire, secondo me ci sono segni del destino in cui
quale poi ti si ritrovi nelle cose che hanno fatto parte, c'erano dei segnali che ti arrivano attraverso vari passaggi, e poi Napoli. Quindi il tuo arrivo a Napoli non è stato casuale? No, è stato casuale, assolutamente casuale, perché ho fatto un viaggio. Cosa ti ha portato a Napoli? Era un viaggio per vedere Italia, Napoli, perché c'era una mia amica che stava qua. E poi, guarda il caso, ho conosciuto il mio compagno attuale, sempre lui, non è cambiato niente da allora. Da quanti anni è stato insieme? Oh, ormai 22, 23, una roba così, mo non mi ricordo nemmeno bene. Sei un esempio, sì. di questi tempi, veramente sei tanti una rarità, anni. Possiamo dire, no, siete una rarità. Ho trovato una rarità e me lo tengo bello stretto, perché effettivamente sì, tanti anni fa l'ho ritrovato. E cosa ti è piaciuto di questo maschio napoletano? Quello che purtroppo non hanno gli uomini slavi, che è proprio un macio in vero senso della parola. No, sto estremizzando un po', però è un senso di simpatia, di protezione, delle spalle grandi, di gentilezza, di modo di vivere comunque attento verso gli altri, però nello stesso modo molto con nonchalance. E poi anche buono, insomma, per me, io così lo ritengo. Altri si mettono a ridere, però se lo hai scelto, ovviamente. Sì, mi piace. Giulia, per quanto riguarda il tuo rapporto invece con Napoli, che immagino si sia poi sviluppato nel tempo, all'inizio forse ti sentivi un po' non a casa. Mi sentivo un po' a disagio, ma soprattutto, visto e considerando che stiamo parlando di tanti anni fa, il traffico mi metteva proprio a KO, avevo una paura tremenda di attraversare le strade. Adesso non ci faccio caso, non so se è cambiato qualcosa, forse sono diventati un po' più disciplinati i cittadini napoletani. O magari tu ti sei abituata. O mi sono abituata, perché avevo proprio il terrore di attraversare la strada, perché comunque non si fermavano. E allora dicevo, ma come si fa? Insomma, questa cosa, sensazione, la ricordo molto bene. Poi anche un po' l'invadenza, quella là divertente, capito? L'essere eccessivamente socievole. Sì, di sapere, diciamo. Che tipo dopo due minuti che ci conosciamo, ma tu con chi sei fidanzato, come mai stai qua? Sai, tutte quelle cose magari che non è che voglio raccontare alla persona che incontro dopo 5 minuti, però c'è questo modo di fare invadente che col tempo ho imparato a gestire, apprezzare, soprattutto anche io a mia volta, ormai anche io voglio sapere i fatti di altri subito. Ho appropriato di questo ecco modo che di esce essere fuori l'Ucraina napoletana, sì, no? Di cui parlavamo prima, perché è una definizione bellissima in fondo, no? Nasci lì ma poi vivi qui. E che rapporto oggi senti di avere con questa città? Guarda, ormai mi appartiene la mia città, io mi ritrovo molto più a casa, non molto, qua è la casa mia, perché mi ritrovo con la gente, con il loro modo di fare, con la loro ospitalità, con la loro autoironia, che secondo me è unica e ripetibile, non la trovi da nessuna parte. È un modo così autentico che secondo me è difficile anche da spiegarlo. Secondo me un straniero o riesce a essere, far parte di questa città, o non sarà mai accettato. O tu entri e fai parte di questa filosofia, chi ti piace, te la adatti, diventa la tua, o niente da fare, diventi, se rimani sempre un straniero. Io sono fortunata, forse perché il mio compagno, le persone con quali io lavoro, comunque lavoro nello spettacolo dove tutto viene anche preso con un senso di divertimento, di goliardia, sono persone di grande cultura, allora ti fanno vivere napoletanità al 100%. Io amo questa città e quando ritorno a Capodichino, ricordo la stazione, insomma, quando c'è ritorno da fuori a Napoli, dico, ah, sono a casa. La sensazione è meravigliosa. Hai messo al mondo anche due bellissime figlie che sono di fatto napoletane, no? Certo, anzi, una è nata il giorno di San Gennaro. Madonna, cioè, più napoletana la seconda. No, è la prima, Masha, che stavamo in procinto del 19 settembre, io dicevo dottore, visto che il periodo si è avvicinato tutt'ora, non possiamo fare niente, volesti che nasce il 19, signore, è qua, è come, come sarà, si è capitato così a dopo. Non è stato niente di programmato e devo dire, San Gennaro ha fatto grazie, sono molto grata. Dicevamo prima, sei una donna molto attenta alla tua immagine, a quello che arriva agli altri di te, per questo sei anche molto social, ti sei in qualche modo adeguata ai tempi per far conoscere anche un aspetto di te che non necessariamente arriva attraverso il tuo lavoro, dove incarni sempre qualcun altro, mai te stessa. Ecco, lì possiamo vedere anche una Giulia che si diletta in cucina,
cucina napoletana. Napoletana. Napoletana, certo, ovviamente. Certo. No, io ti dico la verità, mi sono ritrovata molto, cioè ho voluto il tempo, perché comunque i social fanno parte del nostro lavoro, è la comunicazione. Allora mi dicevano tutti i miei amici, ma perché non diventi più social, la faccia ce l'ha, diciamo bene o male, ti presti all'immagine dei social, devi parlare di più, ci ha voluto tempo, perché non avendo 20 anni, ma più di 40 ovviamente c'è anche un po' di... Arrivano per tutti, l'importante è saperli portare e saper essere adeguati alla propria età, insomma, quella è la cosa importante. Certo, ma non lo fai con la stessa leggerezza, ci pensi, ti dico, magari dici una sciocchezza e dici ma che ha già fatto, capito? Allora comunque cerchi anche di gestire e trovare la tua linea autentica, e come hai detto tu prima, spesso e volentieri i giornalisti non scrivono quello che sei veramente, no, invece il social è uno strumento giusto per far vedere quello che sei. Avocado, pomodorini datterini e soprattutto salmone selvatico. Ed ecco la padella è calda. Poco poco di olio. Buono, fresco, leggero. Alla vostra salute. Thank you.